Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video. Io sono Cree e benvenuti su Anne. Ci mancano solo due capitoli, ci stiamo avvicinando alla fine. Ho controllato, questo gioco ha 5 capitoli. Sono davvero curioso di vedere che cosa succederà adesso. E dobbiamo continuare ad investigare su questo posto? Questa è una specie di interruttore che abbiamo attivato. Posso attivarlo e disattivarlo. Ah, è a tempo, a tempo. Di qua non posso passare. Quindi attiviamo e passiamo. Mi sa che è cattivo lui, eh? Sicurezza? Via dalla mia strada! Mi dispiace! Cosa? Perché? È diventato cattivissimo! Il pianoforte, può far fuori anche il pianoforte. Sì, ma saperlo prima si faceva sempre così, no? Abbiamo fatto tutto questo casino nei piani precedenti. Impazzito proprio. Ok, ho capito, speriamo che rimanga anche aperto. Se si chiude adesso... No, no, ho capito, ho capito. 8 secondi, corri, corri. Ce l'ho fatta. Qua posso tornare indietro, ma non penso che serva. Ci siamo fatti strada con la forza su questo piano. Però nonostante questo abbiamo visto che il signor sicurezza ha paura di quella ragazza che abbiamo visto. Aveva detto che doveva fare attenzione. E adesso? 316-542. Ok. Prendo carta e penna, come al solito, che non ci si può mai fidare della propria memoria. L'ho vista? L'avete vista anche voi? Adesso non succede più, però. Incomincio ad avere un po' di paura. Bene, avevo anche sbagliato a copiare i numeri. 1, 2, 3. 4, 5 e 6. Strada libera. Un altro manichino. Charles, di nuovo. Pensavo che era finito, dai. Che cosa stai facendo qui? Questo non è il dipartimento di moda. Non ho finito con te. Ancora questa soundtrack. Carina però, eh? Eh? Dov'è la ragazza? È svenuta per colpa tua. Dov'è lei? Dimmelo, altrimenti... Altrimenti cosa? Questo! Ok. Qual è il tuo prossimo piano? Scappa via. Ha un altro piano, Charles? O intende semplicemente lanciarci cose? È a tempo. Però ci sono questi sulla strada. No, devo tornare indietro. Mi prendi in giro. Uff, a pelo. Procediamo. Charles, ce n'è anche per te se vuoi, eh? Devo tornare indietro da Anne. Un urlo. Quella era la voce di Anne. Non è stata una bellissima idea dividersi. Un altro incubo? Ha alcuni amici qui, ma preferisce stare da sola la maggior parte delle volte. È molto timida e parla solo quando è necessario. Sì, ed è molto brava a disegnare. È una bambina molto creativa e con molta immaginazione. Capisco. Grazie per aver chiamato il centro dell'orfanotrofio Città Delta. Passi una bella giornata. Erano i genitori, eh? Sì, mi sa di sì. Ciao Anne, che cosa stai disegnando oggi? Oh.
È davvero bello, molto bello. Comunque, Anne, è ora della tua lezione di matematica. Quindi, 2 volte 2? Molto bene. E 3 volte 3? Sì, brava. 4 volte 4? No, è 16, non 14. L'avevi fatto giusto ieri, Anne. Ti sei allenata per più di un mese. Per favore, cerca di ricordartelo domani, ok? Ann, che cosa vuoi diventare quando diventi grande? Capisco, interessante. Prima di quello, vorresti andare in una scuola d'arte? Che cos'è una scuola d'arte? Beh, la scuola d'arte è un posto dove... Quindi voleva diventare un artista. Oh! È il fantasma. Chi è? Impressionante. Sei sopravvissuto al dipartimento di piano, al dipartimento di scultura e al dipartimento di moda. Sopravvivremo a tutta la scuola se serve. Mi chiedo quanto tu a lungo possa sopravvivere. Ma perché ce l'ha con noi? Che cosa ti abbiamo fatto di male? Sicurezza! Dovrei stare a guardare un po' di più? Ann, che cosa è successo? Stai bene? Chissà se il signor sicurezza sa qualcosa. Sì, è lei. Ann, lo so che hai paura. Ma non c'è tempo per conversazioni come questa. Si sta facendo davvero pericoloso qui. Dobbiamo andarcene prima che arrivi di nuovo. Ho ripulito la stanza davanti a noi, dovremmo essere al sicuro se procediamo. Andiamo, Ann. Tutto distrutto. Che cosa c'è, Ann? Oh, sì, li ho distrutti. Non potevi farlo ai piani precedenti? Non ti preoccupare troppo, sono solo dei lavori d'arte. E ci stavano per fare del male comunque. Andiamo. Eccoci qui. Ho controllato l'intero piano, eccetto questa porta. Non so che cosa si trovi davanti a noi, ma... L'uscita da questo posto abbandonato deve essere qui davanti a noi. Ho un buon presentimento riguardo questo. Contento tu. Io non ho lo stesso buon presentimento. È quasi finita, ancora un altro po'. Andiamo, Ann. Sei spaventata? Beh, sì. Non preoccuparti, Ann. C'è il signor sicurezza che fa fuori tutti. Abbiamo già attraversato la parte peggiore della scuola. Non ci dovrebbe essere nient'altro qui davanti. E anche se ci fosse, fare in modo che nessuno ti faccia del male. Andiamo. Un dipinto? Le memorie di Mira S. Mira S era la pianista. Vederle? Sì? Ehi, chi pensate che verrà selezionato per l'esibizione? Sarà di sicuro Mira, vero? Sì, Mira, nessun dubbio. Non pensate che non sia giusto, ragazzi? Che cosa vuoi dire, Ivy? Mi avete sentita? Abbiamo lavorato così duramente e nonostante questo tutto sembra inutile.
Non importa quanto proviamo, non c'è nessuna possibilità di vincere contro di lei. È nata con il talento. Una brava studentessa che fa tutto il suo lavoro ed eccelle in tutto. E se cambiassimo questo? Sabotaggio? Che cosa vuoi fare, Ivy? Se cambiamo questa immagine di buona studentessa che ha lei, forse gli insegnanti potrebbero pensarci due volte prima di selezionarla per l'esibizione. Capite cosa intendo? Ehi, Mira! Ivy, che cosa c'è? Hai svolto il tuo compito questa settimana? Sì, e tu? Non ancora. Comunque. Sta andando a prendere qualcosa da bere alla macchinetta e accidentalmente ho comprato il drink sbagliato. A me non piace l'aranciata, la vuoi? Ti piace a te l'aranciata, non è vero, Mira? Qual è il piano? Cos'è, avvelenata? No, non penso addirittura. Ah, è vero, l'aveva detto, l'ha drogata. L'aveva detto che l'aveva drogata e poi aveva rubato il suo compito. Ah no, ha fatto persino peggio. Ha cancellato il lavoro di questa settimana e ha rubato il lavoro di fine anno. Dormirà per un po'. Il che vuol dire... I professori sono completamente assenti in questa scuola. Non c'è nessuno che controlla le stanze. O che supervisiona. Mira, cara mia. Lo sai che non puoi rimanere a scuola dopo le 9, non è vero? Vuol dire rompere le regole della scuola. Che cattiva ragazza. Ed ecco com'è finita così. Ed è rimasta per sempre intrappolata nella scuola. Ce ne sono altre. Guardiamole tutte. Memoria del successo. Questa è la storia della statua. La statua distrutta. Questo è impressionante. È perfettamente simmetrica. Penso che questo sia fallimento allora. Non successo. Impossibile. Come l'hai fatta, James? Grazie a tutti. Penso che si possa dire che il mio piano per costruire una statua perfettamente simmetrica sia stato un... Successo! Penso che la tua statua sia un forte candidato per essere selezionata per l'esibizione. E però ci sono anche due statue. Successo non era l'altra statua là sotto. Com'è che quella è diventata fallimento e quella è diventata successo? Lo pensi davvero? Grazie! È il preside? Questa qui? Sì. Beh, è... particolare. Lo so, sta zitto. Se scelgo questa per l'esibizione, sono sicuro che ci saranno molte domande. Ascolta, manterrai la tua parte dell'accordo. O devo riportarti alla polizia? Calmati, lo farò, va bene? Il preside veniva minacciato. Ma per cosa deve essere riportato alla polizia? Forse loro sono a conoscenza di cosa accade dopo le 9? O forse per qualcos'altro? Cosa? Il suo lavoro è stato scelto per l'esibizione? Come? È uno scherzo, vero? Impossibile. La nostra decisione finale, la classe è conclusa per oggi. Si è arrabbiato e ha distrutto la sua arte? Ecco perché si chiama fallimento. Tu non sei un successo. Sei un fallimento. Però lui non è rimasto bloccato a scuola come Mira. Per ora l'unica che sappiamo che è rimasta bloccata a scuola è Mira. Charles non si sa. I ricordi di Charles Worth. Forse Charles era un'altra persona?
Cioè, i casi sono due. O Charles è una persona ed è cambiata quando è rimasta intrappolata nella scuola, oppure ha nominato la sua opera d'arte con il suo nome. Oh, questo è bellissimo. Questo è carino. Oh, questo è impressionante. Ah, voglio vestirli tutti. Charles, per favore, non toccarli. Non sono tuoi. Ah, non sei divertente. Che tipo strano. La scuola chiuderà tra poco. Prendi le tue cose e vai a casa, Charles. Si è fermato dopo le 9, lui. Proprio di sua volontà. Ho un'idea. Un'idea brillante. Sì! Si è nascosto? Dov'è che ti sei nascosto, Charles? Nell'armadietto. Il preside non controlla proprio niente. Lo so che sto rompendo una regola della scuola, ma chi se ne importa? Quale prova prima? È così eccitante? Dai, per una roba del genere. Scherziamo. Questa è stata la miglior giornata della mia vita. Sicuro? È già passata mezzanotte, non me ne ero nemmeno accorto. Cioè, per provare quattro indumenti sei rimasto lì dalle 9 fino a mezzanotte. Complimenti. Ma che cavolo? Che cosa è successo alla scuola? Le memorie di Anne. Te lo puoi scordare. In arrivo prossimamente. Ti stanno solo provocando a questo punto. Dovremmo aver finito con i ricordi. Interessanti, però, torniamo al gioco. L'ufficio del preside. Perché siamo venuti qua? Dov'è Charles? Non c'è via di uscita. Non può essere. Forse abbiamo preso la strada sbagliata da qualche parte. Come ci sei riuscita? Accendere che cosa? Mi dispiace, non sono davvero bravo con queste cose. Ok. Un video? Che cos'è, Anne? Un video? Vediamolo. Clara, va tutto bene? Non assomiglia al fantasma. Vuol dire che anche lei è una persona che è scomparsa? Effettivamente c'erano più di due persone scomparse all'entrata della scuola, se ricordo bene. Sì. Sì, ne sono sicura. Cosa c'è che non va? Niente. È solo che non hai iniziato nessuno dei tuoi compiti e arrivi a scuola tardi molto spesso. Ho pensato che qualcosa di brutto potrebbe essere successo a casa o... Ana. Grazie per la tua preoccupazione, ma ti assicuro, va tutto bene. Va tutto alla perfezione. Clara. Sei così terribile a raccontare bugie. Qualcosa che ha a che fare col preside. Clara? Quello non era il preside? Dove stanno andando? Qui? Sei impazzito? Che cosa se qualcuno ci scopre?
È sicuro, fidati. Nessuno viene qui a quest'ora. E invece arriviamo noi. Non possiamo farlo da qualche altra parte? Ehi, fai ciò che ti dico o il nostro accordo è finito. Scegli. Sali in macchina. Ma come fa il signor sicurezza a lavorare per quest'uomo? Non si è accorto di nulla? Clara? Che sta succedendo? Clara? Che cosa? Ehi, chi sei tu? Che cosa stai facendo in macchina con Clara? Aveva bisogno di aiuto con i suoi voti e con le sue finanze. Abbiamo fatto un accordo, tutto qui. Tutto consensuale. Lo sapevo. Lei non è l'unica, non è vero? Cosa vuoi dire? Ho sentito delle voci. Voci riguardo a come tu decidi quali opere d'arte saranno esposte all'esibizione. Ci sono molte ragazze col quale ha fatto questo accordo, vero? Non ne hai prove. Abbiamo registrato tutto col telefono. Chiamerò la polizia. No, non lo farai. Che cosa stai facendo? Ascolta, tu mi darai il tuo telefono e ti dimenticherai di tutto questo. Non mi toccare! Aiuto, aiuto, qualcuno mi aiuti! Ah! L'ha soffocata? Oh no! Io non volevo! Oh merda, oh merda! La scuola sarà chiusa per il resto della giornata per un problema di manutenzione. A nessuno sarà permesso di stare a scuola di notte. Per favore tornate a casa dopo che avete finito con le classi oggi. Buona giornata. Tutti gli studenti e lo staff se ne sono andati. Dovrei essere al sicuro ora. È tornato per sbarazzarsi del corpo. Però come si ricollega il tutto agli eventi che stanno accadendo nella scuola? È scomparsa? Perché non si apre? È già quasi mattina? Cioè, lui è stato tutta la notte, dalle 9 di sera alla mattina, a spingere la porta? LOL? Dannazione. Che cosa succede qui? Quindi è qua che è iniziato tutto. Ciò vuol dire che il preside sa benissimo come è iniziata questa storia. E il signor sicurezza è all'oscuro di tutto. È uno scherzo? Ecco Ana. Wow! Ma che cosa? Tu! Ah! Adesso però sappiamo anche noi la verità. Abbiamo visto il video. Oh? Buongiorno, preside. È raro vederla così presto la mattina. Per quale occasione? Non entrare dentro! Preside? La scuola è chiusa per oggi. Dì agli studenti e allo staff di non venire a scuola oggi. Preside, è uno scherzo? Ho delle cose da fare, da preparare prima che la mia classe inizi. No, non entrare, è pericoloso! Ed è tutto normale. Altro che il preside stava indagando, avete capito? Lui sapeva tutto. E voleva che il signor sicurezza risolvesse tutto per lui.
O comunque voleva che il tutto rimaneva segreto per nascondere quello che aveva fatto. E la sua idea brillante è stata assumere il signor sicurezza. Questo è folle. È così che tutto è iniziato. Anna è il preside. Eh? Cosa? Cosa? Si è sentito un rumore? Non è una porta? Ho un brutto presentimento. Sei pronta, Ann? No. Penso di aver ispezionato tutto in questa stanza, ma non trovo davvero niente. Procediamo. Capitolo 5. Il finale. Beh, ma io a questo punto vi dico che per questo video è tutto. Poco gameplay in questo episodio, ma tanta lore però. Ci manca solo il capitolo 5. Vediamo! Ci sono più finali per questo gioco, quindi attenzione alle scelte che faremo. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi, attivate la campanellina per sapere quando escono nuovi video e seguitemi anche su Twitter, trovate il link in descrizione. Io vi saluto, ciao!